il tema del lavoro ai giovani, in modo particolare in queste terre, è una sfida che riguarda la politica, le classi dirigenti da lungo tempo. Attenzione, avere 20 anni al sud, le ragioni per restare, questo il tema dell'incontro organizzato dal quotidiano Il Mattino, al quale hanno partecipato i massimi vertici istituzionali dello Stato, con il premier Gentiloni, i vertici regionali con il presidente De Luca e del capoluogo con il sindaco De Magistris. Alla tavola rotonda anche i vertici dell'istruzione universitaria con il rettore Manfredi, filosofi e professori. Il premier ha parlato della scelta dei ragazzi di andare all'estero. La questione è se andare all'estero sia una scelta e sia una scelta reversibile. A questo noi dobbiamo lavorare, a far sì che andare a studiare, andare a lavorare all'estero non sia una triste condanna, ma sia una scelta reversibile. E del ritardo del meridione. Il ritardo storico nello sviluppo e nel lavoro del mezzogiorno non è stato colmato. All'esterno del Mercadante una protesta da parte di alcuni giovani. La manifestazione si è conclusa con una serie di scontri e cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine.